Buonasera Marcello. Sera, buonasera a tutti. Eccoci qui, buonasera ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. E qui stasera su Dark Side siamo veramente molto contenti, Marcello, di ospitare un giornalista veramente speciale, inviato speciale della Repubblica, autore di questo bellissimo libro che è I fratelli Graviano, Stragi di mafia, segreti e complicità, edito dalla Terza. Vi consigliamo di leggerlo, di acquistarlo, veramente ben scritto. Intanto Sony Eisenberg, Rosaria Di Girolamo, ciao a voi. E vi ricordiamo, per chi non ci conoscesse, Dark Side, Storia Segreta d'Italia, un format di inchiesta indipendente, totalmente autoprodotto, quindi seguiteci, fateci conoscere. Buonasera a Salvatore. Allora, Marcello, di cosa andiamo a parlare questa sera? Il titolo del libro dice abbastanza, anzitutto, Beh, probabilmente. sì, la storia dei fratelli Graviano, ma non solo la storia dei fratelli Graviano, è una storia che intreccia la mafia siciliana anche con gli ultimi 40 anni di storia del nostro paese, 40 anni di storia criminale, ma anche di storia politica, perché i fratelli Graviano sono figure tuttora importanti, non solo per il recente passato, ma soprattutto uno dei fratelli Graviano è un test molto importante nel processo 'Ndrangheta stragista e sta dicendo anche delle cose, ed è veramente una storia affascinante. E devo dire che questo è un libro che, a parte che è molto interessante e anche ricco di documentazione, ma veramente ben scritto, perché non lo dico perché è ospite stasera, ma Salvo Palazzolo è una delle penne più brillanti del panorama italiano, ed è veramente un piacere leggere i suoi libri e i suoi scritti. Quindi, Allora, a questo punto chapeau. io direi che è il momento di far entrare il nostro ospite qui sullo schermo con noi. Buonasera, Salvo. Eccolo. Buonasera, buonasera a Buonasera. tutti. È un Grazie per piacere averci. stare con voi, è un piacere anche perché merito a voi, perché oggi si parla poco di mafia e quindi chi lo fa, chi vuole approfondire, fa un lavoro importante, perché credo che va detto subito, c'è una grande sottovalutazione su questi temi. Avremo modo di parlarne. Assolutamente sì. Allora, Assolutamente. Salvo, io direi di cominciare proprio dalle basi, cioè come nasce questo libro? Allora, io avevo necessità di raccontare questa storia, ed è una storia che preparo da tanti anni, perché siamo fra amici stasera. Vi voglio dire che io ho cominciato nel peggiore dei modi questo mestiere di cronista qui a Palermo. Ho cominciato nel peggiore dei modi nel 92, non capendo niente. Io ero un giovane studente, facevo parte di un gruppo cattolico. Il nostro assistente era Don Pino Puglisi. Io ricordo ancora nel 91, quando Don Pino divenne parroco a Brancaccio e venne al pensionato dove facevamo le riunioni, ci disse: "Ragazzi, andiamo tutti a Brancaccio". E noi abbiamo detto: "E dov'è Brancaccio?". Siamo stati per 2 anni con Don Pino in quel quartiere. Lui ci parlava di mafia, ci parlava dei boss Graviano, ci parlava insomma della cappa di una famiglia di mafia su quel quartiere, ma nessuno di quei ragazzi della Palermo Bene capì che cosa stava accadendo. Il giorno dopo mi resi conto. Qualche giorno prima Don Pino mi disse: "Quest'anno io non sarò più con voi". E non capii, pensai che facesse un riferimento ai tanti impegni che aveva, e diedi una risposta anche stupida, dissi: "Ma magari parleremo col vescovo per farci dare una mano". E lui mi disse: "No, io quest'anno non sarò più con voi". Aveva ricevuto minacce, non le aveva raccontate queste minacce, forse per proteggere le persone che aveva accanto. Ecco, io ho cominciato nel peggiore dei modi. Dopo la morte di Don Pino, ho cominciato questa lunga corsa qui a Palermo per cercare di capire che cos'era Brancaccio. Brancaccio all'epoca era la base operativa dei sicari di Cosa Nostra. C'era anche un mafioso di cui parleremo poi magari più in là, che non si riesce a trovare dal 93. Ecco, avevo necessità di scrivere, fare un bilancio, ma un bilancio non per chiudere, per dire che cosa abbiamo ritrovato, cosa abbiamo cercato e trovato in questi 30 anni dalle stragi Falcone e Borsellino. Qui l'antimafia a Palermo, ormai, come ben sapete, è fatta di tanta retorica. Invece abbiamo bisogno, io credo,
vi ringrazio per questo, di capire, di analizzare che cosa è successo, per ripartire e continuare a cercare dentro questi misteri insieme, la cosa che ci unisce, non ci rassegniamo ai misteri di questo paese. Assolutamente no, Marcello, sì. Non so se in parte ha già risposto Salvo alla sì. seconda domanda da scaletta, però lascio a te la fantasia di inventarne una nuova o di sì. rimodulare quella. No, la miscelo, rubo però a 30 secondi per dire che nella scorsa settimana il direttore del mio giornale Cronache di Napoli è stato fatto oggetto di una lettera minatoria da un boss dei Casalesi, tra l'altro detenuto anche a Palermo, che ha minacciato di venire a sparargli in bocca. Quindi tocchiamo con mano quanto sia duro, mi riaggancio proprio al discorso che faceva Salvo, quanto sia duro poi operare in un territorio dove la criminalità è presente ed è permeata. Quindi chiudo parentesi, ma credo che visto che parliamo di mafia, credo che fosse doverosa questa digressione. Torniamo però all'argomento. Allora, Salvo, i fratelli Graviano, ecco, facciamo finta che chi ci ascolta stasera non sappia chi sono, e allora ce li presenti e chi sono i fratelli Graviano, ma soprattutto tu come hai incrociato la prima volta la tua strada con i fratelli Graviano, quando li hai ti sei accorto della loro presenza? Allora, intanto partiamo da quello che Totò Riina disse a Messina Denaro e Graviano, a Giuseppe, uno dei due fratelli, Giuseppe e Filippo, e Messina Denaro. Era il 92. Disse a loro due che erano la super cosa, disse loro vogliono fare la super procura, Falcone vuole fare il super pool di magistrati, io faccio la super cosa. Quindi i due persone, non stiamo parlando quindi soltanto di una storia del passato, qui Graviano Giuseppe, che è in carcere dal gennaio 93 con il fratello Filippo arrestato a Milano, e Messina Denaro, latitante dal 93, che non si trova, appunto, sono gli uomini più fedeli di Riina. Graviano in particolare, Giuseppe e Filippo, erano i rampolli di Don Michele, un mafioso che negli anni 70 fece un gran salto, diciamo, dalla vecchia mafia palermitana a Totò Riina. E nel libro io racconto di un grande favore che intreccia una storia fra nord e sud. Il papà dei due fratelli era un imprenditore e riciclò dei soldi che venivano dal nord. Ecco, in questa storia che raccontiamo si intrecciano soldi tra nord e sud, che sono ancora oggetto di mistero. Quindi la famiglia di Brancaccio è stata una famiglia, come dire, di killer. Giuseppe è un killer, uno dei più fidati di Totò Riina, che negli anni 80 ha commesso tanti, tanti omicidi, ma è anche una famiglia che ha fatto molti affari. Filippo è la mente economica. Ecco, poi a un certo punto, perché ho ritenuto di raccontare questa storia? Non soltanto per una vicenda personale, perché volevo dare una risposta, capire chi sono questi due boss che poi hanno decretato la morte di Don Pino Puglisi nel 93. Non era soltanto una storia personale, per capire quello che non ero riuscito a cogliere in quegli anni. Ma i due fratelli Graviano sono gli unici boss coinvolti in tutte le stragi, quindi perché Giuseppe ha fornito l'esplosivo per Capaci, per Falcone, ha poi pigiato il telecomando per Borsellino il 19 luglio. La famiglia di Brancaccio ha organizzato e gestito gli attentati del 93 di Roma, Milano e Firenze. Quindi sostanzialmente, diciamo, questi due mafiosi, che sono al 41 bis, ecco, conoscono il segreto di quella stagione. Quindi fondamentalmente io ho fatto questo libro intanto per fare conoscere dei mafiosi e dire che questa non è una storia del passato, perché oggi lancio io qui nel dibattito che stiamo appunto facendo, ho la sensazione che ci sia un clima un po' di smobilitazione, addirittura si parla di abolire l'ergastolo e concedere premi, anche dare la possibilità di premi anche a mafiosi condannati per le stragi. Ecco, io ho voluto raccontare la loro storia
per far capire che la forza di questi mafiosi è nei segreti del passato. Ed è importante che questi mafiosi restino al 41 bis. Che poi tra l'altro si parla di questi mafiosi, soprattutto in relazione giustamente alle stragi di cui quest'anno ricorrono i primi anniversari, ma poi in realtà la loro è una storia che tu racconti benissimo, di brutalità quotidiana. Ad esempio, tu racconti la vicenda di una ragazza che viene deturpata da un colpo di pistola perché è fidanzata di insomma, qualcuno che aveva commesso uno sgarro, che a sua volta era stato ucciso. È una storia fatta di intimidazioni continue, una storia proprio di sopraffazione. Però venendo invece alle stragi, quindi alla stagione delle stragi, che appunto comincia con Via D'Amelio e termina con le bombe sul continente, di cui poi magari accenneremo gli ultimi sviluppi. Ecco, io, Salvo, ti chiedo. Tu hai detto giustamente che Graviano sono gli unici boss presenti in tutte queste stragi. Possiamo parlare di una sorta di delirio di onnipotenza, soprattutto da parte di Giuseppe, che si faceva chiamare Madre Natura? Oppure c'è, diciamo che la risposta già immagino quale sia, c'è una strategia che vede i Graviano e soprattutto Giuseppe messi lì non a caso? E quindi non so, penso di essermi spiegato. Sì, assolutamente sì. Io credo che, diciamo, ci sia dietro una strategia, soprattutto perché Riina, nell'avviare la strategia delle bombe, aveva necessità, ecco, dicevamo, di una supercosa, di un gruppo ristretto. I pentiti ci dicono che Riina si sì, comunicò alla cupola la decisione di avviare la strategia delle stragi all'inizio del 92, anzi alla fine del 91, ma in realtà lo raccontiamo, lo racconto nel libro. C'era stata una riunione ristretta a Castelvetrano nel settembre del 91, a cui i due fratelli partecipano, c'è Messina Denaro, e in quella riunione ristretta viene stabilita la strategia. Addirittura Riina manda appunto un gruppo ristretto a Roma perché prima voleva organizzare l'attentato di Falcone, nonché l'attentato a Maurizio Costanzo a Roma. Poi all'improvviso a marzo invece Riina dice no, dovete ritornare perché bisogna fare una cosa eclatante. Il libro ripercorre i segreti dei due boss Graviano, Giuseppe e Filippo, attorno a una serie di figure. Loro, lo accenno, nel reperire appunto l'esplosivo, hanno fatto affidamento a un misterioso sub, di Eh cui non sappiamo sì. ancora, per costituire, per andare a confezionare l'esplosivo per Borsellino, il 19 luglio si sono serviti di un misterioso artificiere che Spatuzza vede il giorno prima della strage. Ecco, la storia di questi personaggi è costellata di figure misteriose che poi attengono non soltanto alla fase esecutiva delle stragi, ma anche alle, come dire, ai rapporti eccellenti. Spatuzza. Sono in prevalenza, Salvo, scusate, interrompo, se sono in prevalenza provenienti da altri mondi queste figure, no? Esatto, bravissima, una definizione perfetta. Provengono da altri mondi, una definizione che raccoglie, diciamo, soggetti che possono aver avuto un ruolo nella fase esecutiva, ma anche nella fase forse delle relazioni importanti. Io non credo che qualcuno abbia chiesto ai mafiosi e quindi abbia ordinato le stragi. Come diceva Falcone, non c'è un terzo livello. Però forse qualcuno in un ambiente imprenditoriale, politico, finanziario, massonico, ha avuto una convergenza di interessi per cui insieme a Cosa Nostra c'era l'interesse a uccidere Falcone, Borsellino, a creare nel paese una strategia delle bombe. Sicuramente, io ricostruisco anche nel 93, nel febbraio del 93, quella riunione ristretta anche in questo caso in cui si decise, dopo l'arresto di Riina, la prosecuzione della strategia delle bombe, ma non colpendo magistrati, ma colpendo monumenti. Sicuramente né Messina Denaro né Graviano conoscevano probabilmente la Galleria degli Uffizi o San Giovanni in Laterano. Allora il punto è: chi suggerì ai mafiosi di colpire alcuni obiettivi del patrimonio nazionale? Ecco, in questo
ci sono una serie di figure che compaiono, c'è la storia di un senatore, non voglio spoilerare niente, ma a un certo punto in una riunione che Messina Denaro e Graviano con Bagarella fanno, spunta un vecchio senatore dell'ADC. Che ruolo ha avuto questo signore? Insomma, è una storia che parte dai mafiosi, ma poi arriva, come dite voi, a questi soggetti che appartengono a un mondo altro o a mondi altri. Marcello, vuoi procedere tu o faccio io? Sì, no, 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 assolutamente, assolutamente. Restiamo proprio su questa questione. Tu nel libro parli anche della cosiddetta falange armata, no? Che rivendicò alcune delle stragi e ovviamente parlando della falange armata non si può non pensare alla famosa intervista di Giovanni Falcone rilasciata all'Unità dove per la prima volta il giudice scomparso aveva fatto riferimento alle menti raffinatissime dietro al fallito attentato dell'Addaura. Ma alla luce anche di quello che è il tuo lavoro e alla luce anche di quello che 30 anni dopo sappiamo oggi, che cosa si può aggiungere per chiarire questo quadro di questi ambiti che ancora non sono messi a fuoco? Allora, io intanto, come dire, anch'io sono stato preso da un grande senso di sfiducia. Facciamo un po', stasera facciamo anche un po' il bilancio di questi anni a Palermo. A volte il senso di sfiducia che pervade ognuno di noi, cittadino, che svolge attività in tanti ambiti, ma che ha a cuore il paese. E la sfiducia perché a volte questi misteri sono così grandi che sembra impossibile, conoscere. La storia del paese è costellata. Io credo che il messaggio che dobbiamo dare a tutti, intanto ai più giovani, che queste persone, queste manine che hanno rubato le prove, hanno manomesso indizi, non sono dei fantasmi, sono entrati sulla scena del crimine e devono avere commesso qualche errore. Allora il nostro obiettivo, l'obiettivo di chi ama fare la ricerca, è quella di continuare a raccogliere degli indizi per stringere, come se fossimo su un palcoscenico, stringere con un occhio di bue, stringere, stringere, stringere sul dettaglio. Abbiamo bisogno di dettagli. Ecco perché amo, quando parliamo di figure misteriose, raccontare quel lavoro straordinario che i magistrati di Caltanissetta hanno fatto a un certo punto per cercare di capire chi può avere rubato l'agenda rossa di Borsellino quel 19 luglio. Quindi, dopo che appunto Graviano dietro a un muro aziona il telecomando, lui va via, però poi in quell'inferno io c'ero, ricordo anche lì, sono stato 2 ore a vagare in quell'inferno, ricordo ancora le sirene, ricordo ancora il puzzo del plastico, ricordo quei cadaveri per terra. Avevo un taccuino bianco che è rimasto bianco perché fui preso da un senso di angoscia. Però qualcuno ebbe la lucidità invece di aprire la portiera posteriore destra, lato guidatore, i dettagli sono sempre importanti, prendere la borsa e portare via l'agenda. Con I l'auto in magistrati, fiamme. come? Con l'auto in fiamme. Auto in fiamme. Qualcuno, quindi i magistrati, hanno preso tutte le immagini, dopo tanti anni dopo, hanno preso tutte le immagini di quel pomeriggio e hanno cominciato a mettere insieme appunto i pezzi, a guardare volti. Figuratevi che ci sono ancora dei volti che non si riesce a capire chi sono. Dopo tanti anni, come sapete, questa storia ve la racconto perché è emblematica un po' dei misteri del paese, un poliziotto, uno dei primi ad arrivare in via D'Amelio, disse, ha detto ai magistrati: sono arrivato in quell'inferno, ho visto un uomo con la giacca e cravatta, già una cosa strana, il 19 luglio, una persona in giacca e cravatta, mi disse sono dei servizi. E il poliziotto dice: non mi ricordo se aveva in mano la borsa o era interessato alla borsa, discorsi un po' confusi in quel caos. E allora io credo che bisogna tornare per ogni mistero di questo nostro paese, fare un esercizio, come dire, civico, cominciare a raccogliere, tornare a raccogliere tutti gli indizi, riguardarsi tutte le carte delle inchieste, tutte le testimonianze, risentire. Potrebbe essere anche un bellissimo esercizio, dico, per gli studenti che fanno una tesi di laurea, adottare un mistero. Ecco, facciamo, Esatto. potremmo lanciare la campagna. Adotta anche tu un mistero. Adotta un mistero, invece di adottare un monumento, adottiamo un mistero.
Però prendiamo le carte, sentiamo i testimoni, Esatto. risentiamoli, magari i nostri giovani, come dire, con la mente fresca, perché magari noi a volte siamo dentro le cose ormai non, e ci sfugge il Esatto. dettaglio. Mentre riprendere tutti gli indizi perché devono avere commesso qualche errore. Assolutamente. Sicuramente, ecco, e chiudo, c'è stato del metodo nel delitto a Palermo. Dopo l'azione dei sicari di Totò Riina, sono sempre entrati sulla scena del delitto delle persone, spesso con un distintivo in tasca, nelle scene del crimine, nelle abitazioni, negli uffici, e hanno portato via le parole, gli ultimi appunti. L'agenda rossa di Borsellino è soltanto l'ultimo caso. Rubarono anche, come sapete, mi piace ricordarlo, il diario di Falcone, che era nel suo computer al Ministero di Giustizia. Esatto. Rubarono anche le carte dalla chiesa nell'82, l'agenda rossa del commissario Ninni Cassarà, il principale collaboratore di Falcone, 85. Portarono via l'archivio di Impastato, Peppino Impastato. Giovanni mi ha raccontato, il fratello, che i carabinieri, alcuni carabinieri non degni di questo nome, invece di fare la perquisizione a casa di Badalamenti, perquisirono a casa Impastato. del morto, di Impastato, e portarono via 10 sacchi neri con gli appunti di Peppino. Pensate come sarebbe stato straordinario oggi avere l'archivio di Peppino, le sue idee sulle mostre, sulle inchieste, le sue idee sull'antimafia, sui giovani. Non c'è. Allora, dobbiamo ritornare, secondo me, a mettere insieme gli indizi. Ecco perché credo che sia importante parlare di queste cose e lo fate voi, come dire, in modo sicuramente attento e preciso. Ma Grazie. volevo aggiungere un corollario alla domanda. Tu parlavi effettivamente di, come dire, di manine non a caso, no? Che vanno nelle scene del crimine, che inquinano, spostano, asportano, per citare un altro tuo libro che abbiamo detto prima di entrare in onda, a me particolarmente caro. Quindi pezzi, asportano pezzi I mancanti. pezzi mancanti. Esatto, ma tu credi, alla luce anche della tua esperienza, che questi livelli, diciamo, questi livelli sono sovrapponibili alla mafia, non siano collegati o in qualche modo sono collegati alla Ma mafia? sicuramente il dato di fatto, io faccio il cronista, mi piace parlare, diciamo, sui fatti. Sicuramente c'è, ecco, negli omicidi eccellenti di Palermo dalla fine degli anni 70 al 92 c'è stata una coincidenza perfetta, c'è stato del metodo, una coincidenza perfetta fra l'azione dei sicari e l'azione di questi soggetti. È curioso il testimone, la giacca e la cravatta poco dopo l'esplosione di Borsellino, il 19 luglio, quell'uomo che era già lì. Ce ne sono tante di coincidenze. Allora, com'è possibile questa coincidenza? Intanto questo è un fatto strano che ci fa pensare, diciamo, a qualche cosa di preordinato. Un altro dettaglio per restare a questa storia del 19 luglio. Come voi sapete, la verità qualcuno l'ha tenuta lontana sulla strage Borsellino, su Graviano. Scarantino, il falso pentito Scarantino, che ha salvato Graviano dalle accuse, per 8 anni ci sono state 10 persone, 10 innocenti in carcere per questa strage, non l'avevano mai commessa. Scarantino, c'è un processo in corso, come sapete, a Caltanissetta per 3 poliziotti. Scarantino, il falso pentito Scarantino, viene suggerito da alcuni poliziotti. Ma guarda caso, viene suggerito a Scarantino quello che poi, diciamo, il vero pentito Spatuzza dirà. Cioè, effettivamente era stata rubata una 120, l'autobomba era una 126, effettivamente era stata rubata in una data strada, effettivamente quella 126 aveva fatto un certo percorso. Questo lo sappiamo perché il vero pentito, Gaspare Spatuzza, ce lo racconterà nel 2008. Quindi sostanzialmente a un falso pentito vengono dati elementi veri. Allora, posto che Scarantino è un falso pentito e posto che, diciamo, qualcuno delle istituzioni ha suggerito a Scarantino, com'è possibile che Scarantino sapesse queste cose? Un altro mistero, visto che voi vi occupate di misteri,
Qualcuno suggerisce a un cronista, un bravo giornalista dell'ANSA, quel pomeriggio della strage, che l'autobomba è una 126. Che fosse una 126 ufficialmente fu accertato solo il giorno dopo. Addirittura, pensate, quella carcassa, diciamo, informe, non si capiva che auto era. I magistrati di Caltanissetta dovettero chiamare un tecnico della Fiat da Torino per decifrare il telaio. Cos'era? Una 500, una 126? Invece il pomeriggio un poliziotto suggerì a un giornalista che era una 126. Allora, troppe persone hanno saputo. E allora torniamo a Graviano. Torniamo a Graviano perché non è soltanto il killer che è diventato uomo di fiducia, è il depositario di segreti, quei segreti che appunto Graviano oggi dispensa. Come voi sapete, lui parla al processo 'ndrangheta stragista, manda segnali. Il punto è a chi parla? Allora, proprio prima di arrivare ai messaggi che Graviano, soprattutto Giuseppe, manda dal carcere, tu ricostruisci nel tuo libro, salvo in modo molto dettagliato, anche con dei salti temporali, sembra quasi di guardare un film mentre si legge appunto questo tuo libro. Racconti questa lunga latitanza dorata dei fratelli Graviano fino al giorno dell'arresto, un arresto che li coglie completamente di sorpresa. Ecco, è pensabile che proprio in quella stagione, in quegli anni, dei latitanti del genere che si erano macchiati di stragi tremende, stragi orribili, su cui pendevano insomma delle condanne pesanti sin dal maxi processo. È possibile che potessero girare indisturbati, fare shopping nelle vie del centro di Milano, di Porto Cervo, a Riccione, Roma, mangiare nei ristoranti più esclusivi, ritrovarsi nei bar? Ecco, hanno goduto di una rete di protezione veramente invidiabile. Tu ne parli, prendendo le parole di qualcuno di loro, una rete favolosa, adesso forse sbaglio il termine rete, No, però. è Giuseppe che si vanta al processo, anzi in un'intercettazione. E sì, è appunto è la storia che si ripete, anche Rin è stato latitante per 23 anni, Abbiamo Matteo Provenzano. Messina Denaro che E insomma Messina Denaro latitante dal giugno 93, quindi il punto è questo, com'è possibile che appunto Messina Denaro, il grande amico di Graviano, Giuseppe, soprattutto, non si riesca a prendere. Allora, che cosa c'è in comune? È il tema dei segreti. E la latitanza dorata dei boss delle stragi, durante le stragi, cioè loro facevano le stragi e poi andavano al mare, magari a Trapani, dove sapevano che Messina Denaro, aveva costituito una zona franca, ma poi, come dicevi tu, se ne vanno a Milano. Loro erano così sicuri, alla fine del 94, che non sarebbe successo niente, che andavano a fare shopping a Milano. Poi lì accade invece qualche cosa. L'antefatto qual è? A dicembre, in via Veneto, prima di quello che poi sarà il fallito attentato all'Olimpico, Spatuzza si vede con Graviano, Giuseppe. E Giuseppe è contento, dice a Spatuzza: abbiamo il paese nelle mani grazie ad alcune persone. Fa i nomi, il libro poi racconta anche questa storia. Poi però all'improvviso una fonte confidenziale, questo è un altro dei misteri della storia, chi ha tradito i boss delle stragi, chi ha tradito i mafiosi che addirittura volevano portare avanti questa strategia delle stragi e delle relazioni eccellenti. Chi ha tradito appunto due mafiosi che erano a Milano, in un ristorante della città bene. Quindi una storia piena di misteri, una storia piena di misteri che rende pericolosa e che costituisce, come dire, ancora oggi una ipoteca sul paese, visto che poi le stragi del 92 hanno segnato il passaggio tra la prima e la seconda repubblica. Quindi in qualche modo è necessario fare luce assolutamente su queste vicende, così come anche sulle stragi del passato, perché poi, come voi raccontate sempre, sulla violenza si è costituita, o diciamo, come dire, un blocco nel paese
Però non bisogna, ecco, sfiduciarsi del il motivo per cui continuiamo a raccontare, anche se a volte è veramente difficile. Marcello ci raccontava delle minacce ricevute, ce ne sono tante. Oggi le minacce sono anche quelle di tanti che fanno arrivare ai colleghi, magari di giornali un po' più piccole, più piccoli, delle richieste di risarcimento danni per milioni di euro. Allora, magari il giornalista di un grande giornale non si preoccupa perché ha dietro avvocati, gli avvocati del giornale, ma quando arriva a un precario, quando arriva una piccola TV che racconta certi temi, a un piccolo giornale, una richiesta di risarcimento danni imponente, Può decretare la fine di quella piccola. alla fine l'effetto intimidatorio è più forte di una busta con i proiettili. Assolutamente sì. Allora, Marcello, prima di Sì. lasciare a te il turno, però volevo un attimo tornare sulla questione dei messaggi lanciati dal carcere dai Graviano, perché effettivamente, Salvo, tu fai una lunga serie di esempi, ad esempio, mi ripeto, Giuseppe che parla sapendo di essere intercettato. E che dunque anche nelle occasioni di quell'ora d'aria che gli è concessa al 41 bis spesso approfitta per mandare dei messaggi. Però la cosa che mi ha più incuriosito sono quelle barzellette che Giuseppe Graviano nel 1996 scrive al cugino Salvo, malato di cancro, che morirà di lì a poco, e ne vado a leggere un paio, giusto un paio, perché poi vorrei commentarle con te, Salvo. Che Allora, sono inquietanti, devo dire. sì, la lettera è del 6 novembre 1996. Poiché mi piace farti sorridere, è Giuseppe che scrive al cugino, inizio con qualcosa di allegro. Qual è il colmo dei colmi? Accendere la luce per vedere se è spenta. Un'altra. Il maestro. Oggi coniughiamo i verbi. Io mangio, tu mangi e gli mangia, noi mangiamo, voi mangiate e si mangiano. Pierino, ripeti ciò che ho detto. Mangiano tutti. E la lettera si conclude con: se ti sono piaciute, quando vengono a farti visita, le racconti. Ecco, io credo che, non credo, anzi, lo scrivi tu a chiare lettere, quindi, però anche una persona magari messa di fronte a un messaggio del genere si percepisce un doppio fondo. E poi quel messaggio finale, se ti sono piaciute, quando vengono le racconti. Ecco, tu che hai messo questi messaggi qui nel tuo libro proprio perché li ritieni importanti, sei anche riuscito a dare una tua interpretazione, togliendo il fatto che, come dici giustamente, un cronista si deve attenere ai fatti, però è anche lecito farsi le proprie idee. No, intanto appunto parlando di fatti, queste lettere erano depositate in un processo, però come dire, non era stata mai data, nessuno si era appuntato a queste barzellette. E allora poi il mestiere del cronista giudiziario è quello di leggere le carte. Un mio vecchio maestro mi ha insegnato che non c'è niente di più inedito delle cose edite. Mi ha detto anche quando una persona ha visto tante volte un documento, tu riesaminalo perché magari c'è un elemento in più che ti accende qualche cosa. E qui il qualcosa in più, che cos'è? È proprio questa figura di Salvo Graviano, il cugino, citato da Giuseppe recentemente nel processo 'Ndrangheta stragista. Lui dice in questo suo mandare messaggi con qualcosa di vero e molte cose false, lui dice che Salvo Graviano, che è morto per un tumore anni fa, era il suo referente per i rapporti economici con il Nord. Allora, quando fra queste lettere mi sono ritrovato le barzellette a Salvo, ho detto: ma questa vicenda è una cosa interessante. Allora ho cominciato a leggere queste barzellette e stranamente ce ne sono molte, molte altre nel libro. Sono sempre delle barzellette che fanno riferimento a delle cifre o a qualcuno che ha rubato, qualcuno che ha mangiato. E allora, a un certo punto, siccome queste barzellette sono organizzate per blocchi, all'improvviso mi si è aperto un mondo, mi si è dischiuso un mondo, mettendo insieme questi blocchi di barzellette, fatti generalmente da tre barzellette, c'è un percorso, come se Graviano volesse indicare a Salvo qualche cosa. E poi, appunto, ecco, quando vengono a trovare li racconti, ma c'è anche qualche altro riferimento. Lui dice: ti racconto
queste barzellette che mia sorella mi ha raccontato. Le donne in questa storia sono importanti, ritornano spesso nel racconto. Nunzia, la sorella di Giuseppe, e Filippo, la madre, sono le depositarie dei segreti economici del clan. Vogliamo ricordarlo che Graviano hanno un grande impero economico che non è stato ancora sequestrato. Ecco, questo. Ecco, proprio parlando delle donne, altro poi giuro, lascio la parola a Marcello. Altro riferimento che io ho trovato molto inquietante, e anche piuttosto recente, sono i colloqui di Filippo Graviano con il figlio in carcere. La questione dei figli è molto, veramente sembra un romanzo, perché anche come abbiano fatto ad avere dei figli è un mistero, perché nel momento del concepimento loro erano già in carcere e quindi c'è un mistero anche che ruota intorno al concepimento di questi due ragazzi, perché praticamente nascono a breve distanza i due cugini, si chiamano entrambi Michele, come il nonno ucciso al principio degli anni Ottanta. C'è Filippo, correggimi se sbaglio, salvo non mi ricordo se era Giuseppe o Filippo, credo Filippo, che racconta la propria infanzia al figlio, al nipote, dicendo continuamente: poi chiedilo a tua nonna se è vero, chiedi a Esatto. nonna, chiedi a mia madre, anzi più che a nonna, chiedi a mia madre. E c'è questo insistere, ed è abbastanza evidente che Filippo Graviano sta cercando di mandare un messaggio che probabilmente dall'altra parte non viene recepito. Ecco, quindi è veramente ancora così importante la figura di questa madre, le figure femminili nel gruppo Intanto, familiare Graviano? appunto, come tu hai detto, questi messaggi non vengono recepiti. Per fortuna Michele e Michele, i due figli e dei boss, sono due bravissimi ragazzi che studiano. Io sono sicuro che, insomma, hanno una loro vita e stanno dando testimonianza, diciamo, di fare un percorso che è diverso da quello dei genitori. Però dalle intercettazioni emergono i tentativi. Nel libro si racconta di un dialogo che è drammatico, nel senso di uno dei due fratelli che tenta di mandare un messaggio, di dire, ma il giovane poi non recepisce, o quantomeno capisce, ma non recepisce, e dice: parla con l'avvocato. Questo ci fa capire di come dire, sia importante il 41 bis. Il 41 bis in Italia non è uno strumento di tortura. I mafiosi al 41 bis sono trattati in maniera del tutto dignitosa, anzi forse stanno meglio perché sono in carceri speciali, in bracci speciali, hanno la possibilità di andare a cucinare, fare la spesa. Il 41 bis è uno strumento che serve ad isolare, interrompere i contatti del mafioso con l'esterno. Perché il mafioso delle stragi, ma questo vale per i due Graviano e vale per altri personaggi, continua a tentare i collegamenti con l'esterno attraverso i familiari. È un continuo, le intercettazioni ce lo dicono. La mafia, diciamo, è un credo per queste persone, è una fede, e probabilmente per queste persone hanno anche, soprattutto questi due boss delle stragi, hanno il segreto di tanti tesori. E allora il tentativo di fare uscire i messaggi con le barzellette, il tentativo di fare uscire dei messaggi con le donne, il tentativo, se ne racconta nel libro, di affidare anche messaggi ai compagni di carcere che poi usciranno. In questo senso, Graviano, Giuseppe soprattutto, Filippo dice di essere un dissociato, si è chiuso in un profondo silenzio, anche se i magistrati non ci credono perché non ha mai rotto col passato. Giuseppe invece è ossessionato da questi messaggi da fare arrivare all'esterno, o forse alla necessità forse per recuperare parte del patrimonio, oppure perché vuole fare pagare ritiene di avere dei conti in sospeso con qualcuno. Lui è ossessionato, vuole capire chi lo ha tradito all'inizio del 94, chi ha determinato l'arresto suo e del fratello. E tutto questo
Ecco, tu dicevi, il libro è costruito come se fosse un film con continui rimandi tra passato e presente. Ho cercato di fare capire che è una storia attuale. Perché è una storia attuale? In qualche modo lo dice anche Graviano, Giuseppe, quando, anzi, nelle cose che non dice al processo 'Ndrangheta stragista, lui non fa mai riferimento a Messina Denaro, non fa neanche riferimento a Marcello Dell'Utri. Come sapete, braccio destro di Berlusconi, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, è stato il punto di riferimento per Cosa Nostra fino al 92. Le verità di Graviano sono nelle cose che non dice. Allora io ho esaminato tutte le sue audizioni, ho passato al setaccio tutte le sue parole e sono emerse veramente tante cose che sono, quindi questo potrebbe essere anche il dizionario di Graviano, il manuale del perfetto boss, che ancora oggi è pericoloso. Marcello, a questo punto lascio a te, perdonami, prima ti ho rubato il posto per ben 2 volte, quindi prego. No, tranquillo, tranquillo. No, proprio mi riaggancio a questo che diceva Salvo, a quel mandare continui messaggi, no, di Graviano dal processo dell''Ndrangheta stragista. E ti chiedo, ovviamente io parto dal presupposto, ma te lo chiedo a te, ma io credo che possiamo dire serenamente che non bleffa ed ha delle carte, insomma, degli assi nella manica da giocare. Però se tu dovessi, come dire, stendere un'ipotesi su quelle che sono proprio gli assi che potrebbe giocare Graviano, su che cosa punteresti? Sulla latitanza di Matteo Messina Denaro, sull'agenda rossa di Borsellino, sul tesoro nascosto dei soldi? Che cosa Sicuramente, c'è veramente dietro? diciamo, i due Graviano e Messina Denaro conoscono il segreto della stagione delle stragi. È il segreto più grande di Cosa Nostra, perché a un certo punto, alla fine del 91, qualcuno fa credere a Riina che era necessario dare un cambio di passo al paese. Come dire, la motivazione dei collaboratori di giustizia è che Totò Riina scatena l'offensiva contro lo Stato perché era, come dire, adirato per come era andato il maxi processo in Cassazione, per le condanne del maxi processo, ma quelle condanne in realtà erano a pochi anni. Che cosa c'è veramente dietro? Perché Riina attacca lo Stato, prima sferrando gli attentati contro Falcone e Borsellino, poi gli ulteriori attentati. Qual era il clima? Perché c'era necessità di, come dire, istituire nel paese un clima di terrore? C'è stato sicuramente, ecco, dicevamo, tra il cambio tra la prima e la seconda Repubblica, la necessità, come dire, di creare il clima della tensione, come sì, come tante stragi del passato, per spazzare via un contesto politico e dare spazio a un contesto politico nuovo. La Prima Repubblica è finita appunto nel marzo del 92, poi i vecchi partiti del pentapartito sono stati spazzati via, il risultato delle urne ha determinato quel passaggio, anche determinato dall'inchiesta di Milano, quest'anno c'è l'altro anniversario legato a Tangentopoli. Quindi il punto è capire, diciamo, quali sono i segreti e se, chi diede rassicurazioni? Io credo che nelle parole di Graviano noi possiamo cogliere i riferimenti sempre a una figura in particolare. Lui fa sempre esempi anche storici, anche legati, pensate a Garibaldi, fa sempre riferimento al tramite. Allora, chi è il tramite a cui Graviano faccenna? Lui dice poi di aver anche incontrato Berlusconi. Io non credo che lui abbia incontrato Berlusconi, così come naturalmente non crediamo alle altre verità che lui dice, cioè che Falcone abbia aggiustato il maxi processo. Ripeto, le verità di Graviano sono nelle cose che non dice. Però lui intanto manda il segnale, punta in alto. E allora per certo, questo ormai ce lo dicono processi, molti processi, ce lo dice anche il processo che ha condannato Dell'Utri,
boss di Brancaccio sostennero la nascita di Forza Italia. Allora, chi aveva dato garanzie ai mafiosi che questa nuova formazione politica poteva essere per loro una svolta perché avrebbe garantito delle cose? Allora, che cosa sanno? E loro, diciamo, in che modo noi possiamo immaginare? Sicuramente, diciamo, Graviano sta puntando all'incasso, lui manda dei segnali e spera che questo suo ricatto possa portare a un alleggerimento della normativa antimafia. Loro Magari sperano ancora, sperano di sperano ancora uscire. di uscire, questo loro lo dicono chiaramente ai figli, dicono ai figli di Quando andare sarà all'estero. fuori. E poi loro li raggiungeranno all'estero. Quindi sono convinti di poter uscire, che prima o poi l'Italia dimenticherà le stragi e consentirà anche ai mafiosi di avere un permesso Certo. premio. Ma Buscetta lo ha detto chiaramente a Giovanni Falcone: da Cosa Nostra, si esce soltanto in due modi, o con la morte o collaborando con la giustizia. Quindi il Esatto. mafioso che si dice dissociato o il mafioso che dice: ormai da tanti anni sto in carcere, non ho più rapporti col territorio, dice assolutamente il falso. Allora, mettendo i puntini sulle i e sottolineando il fatto che bisogna sempre prendere con le pinze ciò che dice in particolare Giuseppe Graviano, perché poi diciamo che anche nel tuo libro la figura predominante è proprio Giuseppe, madre Che poi natura. è anche quello più loquace, no? È quello più È anche quello più loquace, che ecco, quello che più manda loquale messaggi. manda segnali, insomma. Ecco, a proposito dei segnali, c'è una cosa che sempre leggendo il tuo libro mi ha colpito. Giuseppe Graviano fa spesso riferimento alla sorte del padre e dice: se mio padre non fosse morto, io oggi non sarei in carcere. E se lo Stato avesse fatto il proprio dovere, mio padre non sarebbe morto. Certe medaglie, dice poi, andrebbero ritirate. Ecco, il riferimento a Falcone è abbastanza evidente, in quanto, e tu lo scrivi nel libro, lui attribuisce a Falcone, in un certo senso, l'aver utilizzato Totuccio Contorno, che era un killer della fazione perdente di Cosa Nostra, la fazione di Bontate, per chi non ricordasse chi fosse, è tuttora vivo, di averlo utilizzato come killer di Stato, quindi di aver scatenato un killer della fazione avversa contro i Corleonesi. Ecco. E curiosamente, scusami se ti dico, curiosamente era, se non correggimi se sbaglio, Salvo, la stessa accusa che veniva mossa a Falcone dalle lettere dell'anonimo del famoso Corvo, giusto? Esatto. Ecco, Nell'epoca allora. dell'attentato E all'Addaura. infatti io volevo arrivare proprio a questo. Quella di Graviano è un livore vero, sincero, crede veramente in quello che dice, o fa parte anche questo di una strategia ben precisa che parte, che affonda le proprie radici, appunto, come giustamente diceva Marcello, in quelle lettere dopo il fallito attentato della Daura? Io credo che il boss che adesso parla dal 41 bis abbia messo in atto una strategia precisa anche nel linguaggio, nei riferimenti. Il libro prende in considerazione non soltanto le parole in aula, ma anche un piccolo dossier che appunto Graviano ha poi consegnato ai giudici, in cui lui aggiunge una serie di altri elementi, parla non soltanto di Falcone, ma anche del delitto del poliziotto Agostino. Parla di faccia da mostro, addirittura per difendere faccia da mostro, dicendo, come voi sapete, faccia da mostro, lo dico per gli ascoltatori, è un ex poliziotto. È un killer di Stato, diciamo che secondo la magistratura era un ex poliziotto della squadra mobile di Palermo, tale Giovanni Aiello, che poi è morto. E attualmente però la vicenda non si è conclusa, non si è trovata prova perché lui il processo non è potuto andare avanti, l'inchiesta non si è potuta sviluppare per la morte di questo ex poliziotto. Guarda a volte il caso. Esatto. Quindi Graviano utilizza tutto il vocabolario di una parte, come dire, di ambienti strani,
facevate riferimento alla falange armata. Le bombe del 93 furono rivendicate per ordine di Graviano ai suoi uomini con delle telefonate e un'azione della falange armata. Chi suggerì a Graviano l'utilizzo di questa sigla, che poi ritroviamo in altre occasioni? E perché adesso lui manda anche segnali si rifanno, diciamo, al vocabolario di servizi deviati? Io credo che Graviano mandi segnali non soltanto, diciamo, agli ambienti della politica, dell'alta finanza con cui lui ha avuto rapporti, lui sta mandando anche segnali a sui vecchi referenti in alcuni pezzi dello Stato deviati. Il punto è capire quei vecchi referenti nelle istituzioni, quelli che hanno rubato le prove di Palermo, quelli che hanno rubato l'agenda rossa, il diario di Falcone, perché sicuramente l'agenda rossa e il diario di Falcone non erano nelle celle di Riina, Provenzano o dei boss Graviano. Allora, il Graviano a chi sta parlando e che ruolo hanno questi vecchi referenti di Cosa Nostra, referenti deviati delle istituzioni oggi? Sono ancora operanti in ambienti deviati? Io voglio sperare, e sono sicuro che, diciamo, all'interno della nostra intelligence, all'interno degli apparati dello Stato, ti è fatto un lavoro importante di ammodernamento, di, come dire, di rinnovamento. Però mi piacerebbe che, e questo potrebbe essere anche una cosa che potremmo lanciare, io la ripeto in ogni occasione pubblica, cioè lanciare una grande campagna perché tutti gli archivi di Stato vengono finalmente aperti. Come voi sapete, con una normativa, una norma stabilita da un governo precedente, quello Renzi, non ci può essere in Italia il segreto di Stato sui fatti delle stragi. Però nei fatti i magistrati che vogliono fare delle ricerche all'interno degli archivi dell'intelligence o all'interno degli archivi dei ministeri, delle forze dell'ordine, devono fare istanza e poi questi enti controllano loro e poi loro danno quello che ritengono. Allora io ritengo che bisognerebbe regolamentare in modo migliore per aprire ancora di più questi archivi. Perché sicuramente, ripeto, le prove che non ci sono più non sono nelle celle. Non lo so se sono forse ancora in qualche archivio pubblico o privato. Però io credo che il messaggio anche qui che dobbiamo dare ai nostri giovani è quello che è necessario spalancare tanti palazzi che ancora non hanno aperto del tutto le loro porte. E allora spalancare gli archivi su quella stagione. Credo che ci sia bisogno di un grande pentito di Stato. Abbiamo avuto tanti pentiti di Cosa Nostra, non c'è ancora un pentito di Stato che possa raccontare che cosa è accaduto dopo l'azione dei sicari, durante certe indagini depistate. Non è accaduto per caso. Quella famosa manina, dobbiamo andare oltre quella famosa manina e cercare di illuminare e dare un nome a quelle persone che hanno fatto o non fatto le indagini. Sarebbe sicuramente una bella cosa. Temo purtroppo che sia un po' una chimera. Però partire da questa base che diceva Salvo, soprattutto per i giovani che magari ci sentono, che vogliono fare i cronisti, che vogliono fare giornalismo d'inchiesta, la base sono sempre i documenti. Bisogna partire dalle carte delle inchieste, bisogna partire dalla stampa coeva ai fatti, quella seria, e bisogna lavorare sui documenti, lavorare sulle testimonianze. L'ipotesi più suggestiva che puoi formarti nella testa e che ti può convincere deve essere suffragata dai documenti, se no non si fa lavoro, buon lavoro di Se inchiesta. no è narrativa. È la base di E le tutto. carte ci sono, io nel libro, diciamo, per illuminare i misteri dei fratelli Graviano, ho dovuto, insomma, arrivare al padre, a Michele, che era quello che poi fa degli investimenti al nord, e ho scoperto agli atti del maxi processo che sono all'aula bunker che il commissario Cassarà,
ucciso dalla mafia nell'85, già all'inizio degli anni 80 aveva fatto una scheda sul padre dei due boss, sull'ambito imprenditoriale, diceva di una girandola di società, di soldi, poi elementi non sviluppati perché erano gli anni della mattanza, c'erano altre emergenze, bisognava fermare i killer, ma addirittura ho trovato un album fotografico dove i tre fratelli sono insieme, ecco, quindi eccola lì, è un album fotografico sequestrato da Ninni Cassarà, era un matrimonio, ci sono tanti personaggi in quel matrimonio e purtroppo a Palermo ancora oggi tornano quei vecchi nomi, e qualcuno vuole fare ritornare le lancette del tempo, diciamo, agli anni 80, tanti mafiosi vengono scarcerati, bisognerebbe forse regalare ai mafiosi che vengono scarcerati un calendario per dire che siamo nel 2022 e non negli anni 80, perché ecco perché le ultime immagini ci dicono che i mafiosi ritornano e il giorno stesso ritornano in servizio, ma perché Cosa Nostra S.p.A. è un'azienda. A Palermo è tornato il traffico di droga, i clan palermitani dopo la crisi degli anni 90 per le inchieste sono tornati ad avere contatti diretti con i narcos messicani, i colombiani sono tornati a Palermo, gli emissari, sono tornati a Palermo i mafiosi che Totò Riina aveva esiliato all'inizio degli anni Ottanta, sono ritornati da New York. Ecco, proprio qua, Salvo, colgo la palla al balzo perché fuori onda prima parlavamo proprio di questo, esatto. E tu hai detto una cosa molto suggestiva e vorrei che tu la ripetessi e la spiegassi, cioè tu hai detto prima, sta tornando in un certo senso questa marea, quest'onda di reflusso, no? Quindi molti mafiosi italo-americani stanno tornando, esatto, indietro, molta gente scappata durante le guerre di mafia all'estero sta tornando, ecco, e tu hai definito la stagione delle bombe come una parentesi nella storia di Cosa Nostra, mentre tante volte si parla delle bombe come l'apice, esatto, di questa storia, è quasi un po' il canto della Fenice che si disintegra, ecco, no, tu parli di una parentesi, quindi una storia, sì, più lunga, una storia che torna. Sì, è bisogna tornare, ecco, siamo nel trentennale, anche un modo stasera per ricordare Falcone prima che fosse Falcone. Nel 1980 Giovanni Falcone giunge, appunto, istruttore, viene assegnato dalla fallimentare al penale, si occupa di un traffico di droga, un grande traffico di droga fatto da un gruppo, Inzerillo, Spatola e Bontate, di contatti tra Palermo e New York, passando dai misteri di Sindona, del fallito rapimento di Sindona, passando da un quacervo di logge massoniche. La pizza Connection. Pizza Connection, per chi non lo sapesse, diciamo, poi a un certo punto i mafiosi corleonesi nell'81 decidono di prendere il potere sulla Cosa Nostra palermitana, la mafia che faceva grandi affari con la droga e con la diciamo e con l'edilizia, sferrano questa offensiva, sterminano le cosche palermitane, chi non muore si allea con Totò Riina o altrimenti scappa a New York. Ecco, dopo la morte di Riina, recentemente, come dire, è caduta la fatua su questi boss che sono tornati. Il punto qual è? Questi mafiosi sono ritornati a Palermo e sono tornati con i loro soldi, con i patrimoni che poi non sono stati mai sequestrati. E allora, e il punto qual è? Questi mafiosi vogliono investire in Sicilia. Perché? Per una rivalsa? Forse. Se ne stavano così tranquilli negli Stati Uniti? No, sono tornati in Sicilia. Allora, con i loro traffici, con le loro relazioni. E allora è tornata quella mafia che è la mafia centenaria, che non è la mafia delle stragi. La mafia delle stragi paradossalmente è stata purtroppo una, no, purtroppo è stata soltanto una parentesi in una storia più lunga che vede il mafioso come il mediatore, l'uomo dentro lo Stato. Vi consiglio la rilettura del libro di Giovanni Falcone, Cose di Cosa Nostra. Burre lo ha rieditato, è sempre una lettura straordinaria. Falcone, prima di andarsene a Roma, non poteva più stare qui a Palermo nel Palazzo dei Veleni, fa questo bellissimo libro e lui dice: per parlare di mafia dobbiamo parlare di Stato.
la mafia è dentro lo Stato e quindi la mafia che mi fa paura è quella che oggi si sta riorganizzando in una situazione di, come dire, assoluta pax. A Palermo non si spara da anni e progetta società per gestire i fondi che arriveranno del PNRR. Società che gestiscono gli ecobonus, purtroppo, diciamo, come dire, le infiltrazioni sono tante. Mi fa paura questa mafia che a Palermo è tornata ad occuparsi del traffico di droga e ha necessità di riciclare. Quindi, mentre lo Stato colpisce l'ala militare, però l'azienda Cosa Nostra sembra più florida che mai attraverso il traffico di droga e le scommesse online. Palermo è piena di agenzie di scommesse e purtroppo dentro molte agenzie di scommesse lecite ci sono poi i portali .com, cosiddetti collegati con Malta, che sono delle vere e proprie lavatrici di soldi. Allora, i segreti del passato, il punto è quanto contano, quanto sulla base di questi segreti del passato Cosa Nostra riuscirà a riallacciare contatti all'interno delle istituzioni. La 'ndrangheta è forte economicamente. Cosa Nostra è più debole economicamente, ma Cosa Nostra è più pericolosa per le relazioni all'interno delle istituzioni. E purtroppo, assistiamo anche a vecchi politici, politici del passato condannati, che sono tornati a Palermo a fare politica. E allora tutti questi segnali ci dicono che quella stagione delle stragi non può essere, delle stragi, delle complicità non può essere relegata al passato, ma deve essere elemento per capire che cosa, per capire l'oggi, ecco. Ecco, allora Marcello, non so se tu avevi qualche altra domanda. Sì, no, beh, giusto una riflessione Sì. finale, anche per quello che tu dicevi poc'anzi. Cosa Nostra la possiamo definire oggi non in sonno, ma diciamo ai blocchi di partenza aspettando la pistola dello starter. Per usare una metafora dell'atletica, insomma. Marcello, io credo che purtroppo Cosa Nostra si sia riorganizzata già da tempo e che abbiamo sottovalutato molti segnali. Purtroppo già diciamo, da molti anni i boss italo-americani sono ritornati a Palermo, c'è stata una grande sottovalutazione. Bisognerebbe, per esempio, fare un monitoraggio di tutti quei mafiosi che gli Stati Uniti hanno cacciato in quanto indesiderabili, magari hanno scontato delle condanne pesanti negli Stati Uniti e poi sono stati cacciati. Non esiste un monitoraggio di questi personaggi a livello centrale. Allora, bisognerebbe. Siamo, ragazzi, in una. A 30 anni dalle stragi sembra È un paradossale, ciclo che dico. sta riprendendo. Io ho la sensazione che Cosa Nostra sia già più avanti, che le mafie, in alcune inchieste che riguardano le scommesse online, addirittura si parla di un cartello fra le mafie, di una riunione fatta in Puglia fra 'ndranghetisti, camorristi e personaggi di Cosa Nostra per spartirsi il mercato nazionale delle scommesse online. Allora, forse siamo tarati a guardare la mafia, ecco, della violenza, mentre cerchiamo la verità sulla stagione della violenza. Cosa Nostra è già cambiata. E il fatto che Messina Denaro non si riesca a individuare, che è un fantasma, persino Riina, come sapete, negli anni prima di morire era arrabbiato, diceva: ma che cosa fa questo mio figlioccio? Perché suo padre glielo aveva affidato, è stato con Certo. me, diceva Riina, l'ho cresciuto come un figlio, ma perché, diceva Riina, non continua quello che ho fatto io? Riina voleva che Messina Denaro continuasse a sterminare giudici, invece, dice Riina, si è fissato con questi pali eolici. Messina Denaro, in provincia di Trapani, è stato, come dire, il grande regista delle infiltrazioni nell'energia eolica, nell'energia pulita. E Messina Denaro non chiede il pizzo, Messina Denaro dà soldi agli imprenditori. E poi naturalmente è un abbraccio mortale perché si prende la società. Sapete cosa sta accadendo in questi ultimi mesi di crisi? Che ci sono degli strani personaggi che vanno girando tra gli imprenditori e i commercianti palermitani offrendo soldi, offrendo denaro liquido, per
per acquistare quote societarie. Poi in realtà sono uomini della mafia che vogliono prendere società. Hanno bisogno di società pulite per gestire questo fiume di soldi che è arrivato e che sta arrivando. Io dico è il modello Messina Denaro, che ha saputo, ecco, quindi fare un passaggio dalla violenza agli affari. Esatto. In questo, diciamo, ecco, torniamo all'inizio ed è anche un ringraziamento per voi. Perché se ne parla, bisognerebbe parlarne sempre di più per capire ecco come si muovono le varie mafie sul territorio, magari dall'osservatorio ecco, dei cronisti che operano nelle varie regioni del nostro paese, ma anche in Europa. Magari chissà che una sera possiamo organizzare anche un incontro fra i colleghi che si occupano di mafie sul nostro territorio, possiamo riuscire a capire qual è la linea di tendenza e che cosa accade, perché ci sono degli elementi che ricorrono, ve ne dico soltanto uno e completo. Le false fatturazioni oggi sono uno degli strumenti principali di riciclaggio. Ecco, allora quali altre tecniche di riciclaggio ci sono e che cosa sta accadendo per davvero? Ecco, io direi, Marcello, se possiamo raccogliere l'invito che ha fatto Salvo ben volentieri, Assolutamente. ci piacerebbe veramente molto poter creare un dibattito serio su questi argomenti come sui tanti altri che affrontiamo. Ma questo in particolare sembra particolarmente urgente proprio perché sembra effettivamente che qualcosa stia tornando dal passato a muoversi, lo stiamo vedendo anche in questi giorni. Ed è però rispetto al passato, proprio per quello che diceva Salvo, è una criminalità che in qualche modo non fa rumore, nel senso che il flusso economico, governare il flusso economico, incanalarlo in un riciclaggio più o meno di società pulite, non è come i morti ammazzati per le strade, non è come i grandi. Come dire, i grandi affari con la droga rumorosi e la criminalità economica non è rumorosa e quindi è E poi più c'è, vabbè, difficile la questione del da gioco intercettare. d'azzardo, che quello è veramente un male endemico che andrebbe, al di là della mafia, andrebbe secondo me sradicato completamente. Comunque, il gioco d'azzardo, soprattutto online, intendo quel gioco d'azzardo. Allora, Salvo, grazie veramente per essere stato nostro ospite, è stata una bellissima puntata, speriamo che tu ti sia divertito, oddio, divertirsi con questi argomenti è Ma difficile, però trovato a tuo agio, insomma, che tu ti almeno. sia trovato a tuo agio. Ah, Assolutamente sì, anche perché avete uno ti strumento straordinario e bisogna sperimentare forme nuove di racconto. Abbiamo il dovere, Borsellino diceva, bisogna parlare appunto di mafia sempre in modo nuovo. Abbiamo il dovere di raccontare e farlo in modo nuovo, dico, quindi sul web, sui social, raggiungere quelle persone che non si rendono conto, alla fine non parliamo di un discorso che riguarda altri. La mafia ci toglie libertà, ci toglie spazi e non deve cadere, non deve accadere che Palermo ripiombi nel passato, il nostro paese ripiombi nella violenza del passato. assolutamente no, Assolutamente. non è pensabile una cosa del genere. Salvo, ti invitiamo a rimanere un attimo con Sì. noi sullo schermo. Ci salutiamo nel retro Nel bottega. Nel backstage. frattempo, un saluto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Vi ricordiamo che Darkside adesso offre anche degli incontri dal vivo. Il prossimo appuntamento sarà nella rassegna che stiamo portando avanti con il comune di Pasanello e con anche il supporto della Regione Lazio. E il prossimo ospite, l'8 aprile, sarà l'ex magistrato Giancarlo Capaldo. Quindi, Eh se sì. vi trovate a Viterbo, nei dintorni, a Pasanello, ma anche se volete venire da Roma, è una bellissima passeggiata, il posto è Sì. stupendo. Veniteci a trovare, avrete modo di assistere di persona a una puntata di Darkside. Buonanotte e a presto.